La nuova strutturazione della Teramo Calcio, dopo l'accordo non ancora siglato ma raggiunto ieri tra Campitelli e Palma, potrebbe ridisegnare gerarchie e ruoli all'interno del club biancorosso. Innanzitutto, quello che pare certo è che il legale campano assumerà la carica di amministratore delegato, mentre Adelmo Berardo, ex Isernia, dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale, visto che Emilio Capaldi in scadenza lascerà il Diavolo. A questo punto però, benché Campitelli detenga ancora la maggioranza, seppur per soli altri 12 mesi, le prospettive potrebbero essere differenti. Nel senso che Palma ieri ha parlato di progetto importante con un obiettivo altrettanto importante. Sì, 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 un ritorno nel calcio per magari riprendere il discorso da dove l'ho lasciato. Gli ho detto a Luciano che l'idea sarebbe quella di tornare presto in Serie B per riprendere il discorso che ho lasciato appunto a Castellammare. Dal punto di vista professionale, con l'ingresso nel Teramo Calcio, con una quota paritaria con quella del presidente, vado diciamo, a raggiungere un altro mio sogno, che è quello di abbinare la mia passione professionale a quella calcistica, e credo che almeno dal punto di vista diciamo, dell'innovazione, credo che a Teramo l'anno prossimo si vedrà almeno la mia mano, cosa che avevo già provato a fare a Castellammare e poi si è interrotto, però penso che dal punto di vista diciamo, dell'innovazione ci andremo sicuramente ad evidenziare come una società che sta all'avanguardia. Dai. La figura di Campitelli tuttavia non rimarrà sullo sfondo, perché adesso ognuno muoverà le proprie pedine su uno scacchiere che vedrà figure espressione di una parte e figure espressione dell'altra. Ma Campitelli sicuramente sarà al suo posto, perché la società dovrà essere costituita e dobbiamo, sicuramente io sarò colui che cercherà per i primi tempi di dare soluzioni, consigli, tutto quello che uno che viene da fuori sicuramente è più difficile entrare qui, già noi ci siamo, conosciamo tutti e quindi sicuramente sarà un bene. Ad esempio, come si amalgameranno le nuove figure con quelle già esistenti? Il Teramo ha un allenatore e un direttore sportivo sotto contratto, ma chi occuperà le nuove caselle? Che rapporto avrà con coloro che già ci sono? Tutte domande interessanti e a cui la società certamente risponderà nella conferenza stampa di mercoledì prossimo. Prima il passaggio formale davanti al notaio per la cessione delle quote, visto che le firme, è bene chiarirlo, non ci sono ancora. Poi, solo dopo il nero su bianco, inizierà la nuova era in Casa Biancorossa.